sarà una vera e propria rivoluzione quella che stiamo portando in comune, una rivoluzione digitale, non soltanto perché le nostre infrastrutture sono vecchie, sono obsolete, ma soprattutto sono inadatte per poter dialogare con i cittadini e per poter consentire ai dipendenti comunali di lavorare meglio di quello che fanno fino ad oggi. È un investimento importante perché sono circa 2,4 milioni di euro spalmati ovviamente in diversi anni, ma il nostro obiettivo è arrivare prima della fine del mandato a rendere assolutamente trasparente questo palazzo. La mia idea è che con le nuove tecnologie noi possiamo tenerlo aperto 24 ore su 24, basterà collegarsi con un computer e da quel momento si potrà entrare per sapere a che punto è la propria pratica, quali sono i documenti che devono essere presentati, oppure se ci sono dei ritardi nei pagamenti o quanto devono, e quando devono essere eventualmente pagate le multe che magari qualcuno ha preso. Però sono soltanto degli esempi. In realtà la nostra volontà è quella di avere un rapporto personalizzato col cittadino. Ogni cittadino ha una sua caratteristica, ha un suo profilo, e mettendo in comune tutte le banche dati noi siamo nella condizione di poter dialogare con lui, offrendogli sempre di più servizi migliori per se stesso ma anche per la propria famiglia. Per far questo però dobbiamo adeguare quelle che si definiscono infrastrutture, ed è per questo che il ritardo che è stato accumulato negli anni adesso non è più pensabile, lo dobbiamo colmare e ci stiamo impegnando per questo. Parte la rivoluzione digitale del comune di Monza, open data, connettività, infrastruttura, saranno all'ordine del giorno di un grosso investimento per consentire ai dipendenti comunali di essere vicini ai cittadini, sempre più vicini ai cittadini, tramite un progetto importante, lo sportello polifunzionale, in modo tale che il cittadino possa avere tutte quelle risposte che fino ad oggi non ha avuto da parte dei servizi amministrativi. D'altro canto noi saremo vicini anche con una serie di possibilità, perché questa innovazione tecnologica porterà a corsi di formazione gratuiti all'interno dei centri civici a cui i cittadini si potranno iscrivere per essere aggiornati su questa innovazione tecnologica. Da ultimo, ma molto interessante, è una possibilità per cui faremo di più risparmiando, dato che non dovremo impiegare ore di lavoro nell'approntare infrastrutture tecnologiche a servizio dei cittadini. Questo grazie a un aspetto, all'aspetto tale per cui i dipendenti potranno avere postazioni sempre aggiornate, performanti e in risposta vicina a quelle che sono le esigenze del cittadino. Uno sforzo importante, uno sforzo al passo coi tempi, lo svolgeremo in due anni con una grossa mole di attività che sono fatte tutte internamente, quindi la progettazione e la gestione sono interne, e daremo risultati, ripeto, con una possibilità di personalizzazione ai bisogni del cittadino. Vedrete come man mano la città cambierà in questo senso, al passo coi tempi. Non sarà più il cittadino a andare verso l'amministrazione, ma l'amministrazione verso il cittadino. E in questo senso il cittadino potrà trovare uno spazio tecnologico e applicativo dove poter rivolgere tutte le sue esigenze, i suoi bisogni. Non ci sarà più il giro degli uffici per competenza, ma sarà un ufficio unico, virtuale e fisico, dove il cittadino potrà trovare risposta a tutti i servizi che gli sono necessari. Questo è importante per la nostra amministrazione, perché arriveremo a una completa dematerializzazione di tutti gli atti e i processi amministrativi, in un'automazione che consentirà anche di archiviare le pratiche in forma digitale, evitando poi anche uno spreco di risorse di denaro pubblico nell'archiviare in forma cartacea documenti e aspetti amministrativi.